Prenderà avvio nei prossimi giorni, è precisamente il 1° di dicembre, una importante manifestazione culturale, scientifica, letteraria, il Festival del Classico, che quest'anno si svolgerà a Torino presso il Circolo dei Lettori. Il curatore di questa iniziativa è il professor Ugo Cardinale. Ugo Cardinale, oltre ad essere un linguista, è stato anche preside di un liceo classico molto importante del Piemonte, precisamente il liceo classico Botta di Ivrea. Lui, appunto, fin dall'inizio, cioè fin dal 2018, è il curatore di questa iniziativa, di questa manifestazione, e con lui parliamo proprio di quello che succederà nei prossimi giorni durante il festival. Ma allora, intanto, diciamo in tre parole, perché un festival del classico? Che cos'è stato e che cosa sarà quest'anno il festival del classico? Ma in poche parole, il Festival del Classico è un evento, io credo, necessario per i nostri tempi. Viviamo in un periodo di complessità, questa complessità non è facile da capire, quindi questo confronto dialettico col passato, perché gli antichi, sai, sono tempo e hanno riflettuto forse più di noi, io credo che questo confronto col passato possa arricchire la conoscenza del presente e forse aiutarci a delineare meglio il futuro e qualche volta anche a correggere il presente. Senti, ho visto che uno dei primi interventi che ci sarà in apertura di festival è una conferenza, dibattito, incontro con un titolo molto interessante. Il lavoro, un concetto polisemico. Sarai proprio tu a curare questo incontro di apertura. Perché tu dici che il lavoro è un concetto polisemico, cioè con più significati? Cosa vuoi dire? Ma intanto guarda un po' tutte le parole, sono polisemiche, è difficile che una parola abbia un solo significato, ma la parola lavoro ne ha veramente tanti e ha assunto tanti significati che hanno segnato in negativo e in positivo le epoche. Certamente all'origine il lavoro si configura come condanna e per capirlo possiamo attingere al mito. E chi poi ha determinato questa condanna, secondo il mito, sarebbero due donne, cioè Eva da una parte e Pandora dall'altra. Naturalmente il mito di Pandora si intreccia con il mito di Prometeo, eccetera, eccetera, ma non sto a dilungarmi su queste cose. Ecco, sta di fatto che nelle opere di Aristotele, quindi mi riferisco alla politica, alla crematistica, ma anche nell'economico di Senofonte, il lavoro ha una concezione, il lavoro ha una, come si dice, una sua connotazione negativa, è associato alla fatica, è associato, come dire, alla pena. Quindi il lavoro nasce come amministrazione della casa, no? L'economia poi significa proprio quello, o economo. Quindi, mentre alla vita della polis si poteva partecipare se non si lavorava. Quindi, in sostanza, l'idea del lavoro che renda liberi non era associabile a un'idea del lavoro del passato. E praticamente, certo, il lavoro rende liberi, ma rendeva liberi chi non lo faceva. Naturalmente chi non lavorava poteva dedicarsi alla vita politica, allo studio e a tutto il resto proprio perché non lavorava. Senti, ma in sostanza, perché avete deciso di dedicare come dire, il festival di quest'anno proprio al tema del lavoro? Cioè, perché siamo in una fase storica particolare in cui è importante tornare a riflettere su questo tema o per quale altro motivo? E beh, certo che la pandemia ha ridisegnato tutto, ha sconvolto la vita degli uomini, delle persone, degli esseri umani, dal punto di vista dei tempi e delle modalità del lavoro. E le persone hanno cominciato a riflettere sulla propria condizione di vita. Molti come dire, che fanno un lavoro, lo lasciano, lo abbandonano, si parla delle grandi dimissioni. Ecco, ma perché non è che la gente non voglia lavorare, ma vuole trovare una realizzazione di sé nel lavoro. E poi non so se hai presente il film di Woody Allen,
Manhattan, no? A un certo punto lui, da cineasta un po' particolare, si dimette così, e dice: ma oggi mi sento libero. Nello stesso tempo mi sento disoccupato. Ed è la situazione in cui sono venuto a trovare tutti quei soggetti che hanno aderito alle grandi dimissioni. Alcuni sono ritornati al lavoro, altri non hanno accettato lo stesso lavoro. Il problema di oggi è proprio questo. Nella nostra Costituzione, e ti faccio questa domanda perché c'è anche una mezza giornata dedicata proprio a questo tema, nella nostra Costituzione il lavoro è considerato un diritto, ma allo stesso tempo anche un dovere di tutti i cittadini, di tutti indistintamente. In passato, appunto, come tu dicevi, non era così perché il lavoro era destinato agli schiavi prevalentemente, o comunque a soggetti che erano assolutamente privi di qualunque diritto. Com'è che ad un certo punto dal lavoro, come dire, destinato solamente agli schiavi e comunque alle fasce sociali più marginali, si è arrivati invece al lavoro come strumento di emancipazione? Cioè, qual è stata la svolta storica fondamentale, secondo te? Ma la svolta storica avviene nel 4-500, cioè nel periodo dell'umanesimo rinascimento, perché si sviluppa il concetto di edonè e quindi si determina un nuovo concetto del lavoro e della vita, per cui diciamo il lavoro deve coincidere in qualche modo anche con la gratificazione delle persone. È sintomatico in questo senso lo scritto di Tommaso Moro, il quale parla, come dire, del lavoro in termini modernissimi. Dice: lavorare poco, lavorare tutti. Sul fatto che non esista più la schiavitù avrei dei dubbi, perché se tu vedi anche il logo del festival, che è la nicchia di Samotracia stilizzata da Ugo Nespolo, quest'anno si presenta in modo particolare, si presenta nelle vesti di un rider. E gli schiavi di oggi sono un po' quelli. Senti, ma in tutto questo, perché stiamo parlando del Festival del Classico, non di temi generali di filosofia politica, parliamo del Festival del Classico. In tutto questo, la cultura classica, quale contributo può dare per comprendere questi problemi? Ma la cultura classica dà un grandissimo contributo. Vedi, oggi noi viviamo un po' schiacciati sul presente. E vivendo schiacciati sul presente non riusciamo a capire il presente. Cioè, per capire i problemi complessi di oggi, dobbiamo rituffarci nella storia. Certo, il passato si presenta a volte obsoleto, ma spesso, come dire, ci dà delle indicazioni e forse delle soluzioni, comunque, ma non ci dà magari delle risposte definitive, ci diventa un moltiplicatore di domande ulteriori. Ecco, può anche trasmetterci dei dilemmi, insomma, però ci dà da pensare, ci fa pensare. Cioè, il Festival del Classico non è passato, ma è un futuro passato. Direi di più, è una specie di concezione della vita e del lavoro rivolta all'indietro, nel senso che noi vogliamo recuperare il passato con un occhio puntato, con due occhi puntati verso il futuro per intervenire sul presente per capirlo meglio, comprenderlo meglio e qualche volta, come dicevo, correggerlo nelle sue storture. Senti, chiudiamo con una questione che è un po' d'attualità nelle scuole in questo momento. Adesso fra 15-20 giorni si apriranno le iscrizioni per il prossimo anno, quindi il tema diventa di nuovo attuale. C'è sempre nel nostro paese il dibattito, lo scontro, forse alle volte, fra cultura classica e cultura tecnica. E tu cosa ne pensi? Ma non dobbiamo dimenticare né la cultura tecnica, né la cultura scientifica, né quella tecnologica, ma neanche quella umanistica e neanche quella classica in particolare. Direi che questo è stato sempre in Italia un falso problema, cioè, che probabilmente ha origini dall'epoca di Gentile, ma nell'antichità greca questa distinzione tra discipline umanistiche e scientifiche non c'è mai stata sostanzialmente. Quindi io vedo che
La scuola di oggi dovrebbe essere una scuola capace di contemperare la dimensione umanistica, la dimensione scientifica, la dimensione tecnica, dando la possibilità a tutti di cimentarsi con certe discipline come il latino, il greco, la filosofia e tutto il resto, senza tralasciare la matematica, le scienze, la fisica e le discipline tecniche, naturalmente. Perché poi via via ognuno scopre le proprie vocazioni e piano piano si possono abbandonare alcune materie o ridimensionarle, ma questo già avviene in Inghilterra. Io ho dei nipoti che frequentano una scuola di questo tipo, nel senso che provano diverse discipline e poi sono loro a scegliere se fare più lingua moderna o più lingua antica. O più matematica, o più fisica, o più discipline tecniche. Cioè, ma è un falso problema. Secondo me, anche un ragazzo che fa un istituto tecnico, o anche professionale, perché non deve avere anche dei rudimenti di filosofia e non deve avere dei rudimenti di cultura classica? Viviamo in un paese, che è zeppo di opere d'arte, ecco, e come nessun altro paese al mondo, ma anche chi ha fatto un tecnico, un professionale, deve avere la consapevolezza della bellezza del paese in cui vive. Una scuola, come dire, politecnica, allora. Ma io direi proprio di sì, nel senso che questa, per esempio, già questa distinzione liceo classico-liceo scientifico, io la trovo obsoleta. Basterebbe un liceo preuniversitario, chiamatelo come volete. Certo. Una volta infatti si chiamava liceo ginnasio. Ora, io vedo queste distinzioni assurde, perché una cultura, specialmente ai tempi d'oggi, una dimensione culturale di tipo tecnico-scientifico, senza la dimensione umanistica, non va da nessuna parte e viceversa. C'è bisogno di una cultura integrata Certo. e tutte le problematiche connesse con la digitalizzazione non possono che confermare come dire, questa dimensione, come dire, policentrica e integrata di cui ti parlavo. Senti, dalla edizione di quest'anno, tu che cosa ti aspetti? Ti aspetti qualche risultato? Ma guarda, io una risposta definitiva e conclusiva non me l'aspetto, ma penso che avremo tanti dubbi e avremo tante altre domande e avremo certamente più possibilità di riflettere in maniera più produttiva sui problemi dell'oggi, perché Camfora ha questa concezione della storia e ha ragione. Cioè, certi problemi dell'umanità sono sempre gli stessi, naturalmente si caratterizzano in modo diverso in relazione alle coordinate storico-politiche, economiche e culturali in cui poi sull'asse cronologico si presentano. Ma vedere come altri hanno affrontato quello stesso problema ci aiuta molto, perché come dire, la cultura antica dà più spessore alle nostre riflessioni. Noi oggi riflettiamo poco, forse perché non abbiamo anche il tempo e forse anche neanche la capacità di farlo. Ecco, certo, allora certo, trovare un Aristotele, un Platone, e oggi insomma, mi pare problematico, forse un Umberto Eco, ma adesso sai, diventa un po' difficile individuare le persone capaci di fare delle ampie sintesi. Ci avevano più tempo, studiavano di più, riflettevano di più, erano più problematici. E quindi è una miniera l'antichità classica, se la recuperiamo in maniera non, come dire, in maniera non tradizionale. Ecco, se la recuperiamo in modo che sia come una sorta di passato che si aggancia al futuro. Ecco, dobbiamo saperlo interrogarci, ma il passato è lì. Se noi non lo sappiamo interrogare, il problema è nostro, non è dell'antichità classica. Senti Ugo, possiamo concludere dicendo che forse il Festival del Classico può aiutarci anche a farci delle domande più che a dare delle risposte, perché le risposte sono sempre, nella scienza, sono sempre risposte provvisorie, mai definitive. Quindi possiamo dire questo, che il Festival del Classico ci può aiutare a farci le domande più o meno giuste per capire meglio chi siamo, cosa facciamo e dove stiamo andando? Io penso che ci darà delle risposte più problematiche,
E questo ci aiuterà a capire un pochino di più la complessità dei tempi in cui viviamo. Bene, grazie a Ugo Cardinale e molti auguri per questa bella e importante manifestazione che, lo ricordiamo, si svolgerà a Torino con inizio il 1° di dicembre. Siamo alla quinta edizione quest'anno. Ugo Cardinale è il curatore della manifestazione, il professor Luciano Canfora è il direttore, il presidente dell'intera manifestazione, quindi è anche colui che garantisce un po' la scientificità di questa manifestazione, di questa importante iniziativa. Grazie ancora e molti auguri. Grazie, grazie a te.